Sì, non è così tanto incredibile la sua trasformazione comunque. Sì, però per ora a Sì, nessuno sempre meglio servirebbe del così tanto gatto, potere. Esatto. eh. Comunque, io ho raggiunto la foresta. Io sono la palude, ho una carta per forza da scegliere. Anch'io. Mi sa che è obbligatorio Ok. sempre questo. Si va. Ancora i vermi saprofagi. Io prendo lo scarafaggio. Lo scarafaggio è Sì, prendo lo scarafaggio. tanta roba lo scarafaggio. Io non so se rirollare oppure no. Ho vermi, puzzola e lontra. Ok. Beh, i vermi non sono male per il loro affetto, Sì, non sono affatto male. Però potrei sperare di meglio. Non sono eh. neanche così tanto incredibili, eh. Ok. No, mi sa che rirollo. Ci provo. Topi di campagna e scarafaggio. No, me l'hai già preso dopo scarafaggio, bastardo! Ops. Merda, odio questa challenge. Ok. Mi sa che prende topi di campagna allora. Che hanno fertilità. Ok, io adesso ho tre strade. Totem, Anch'io. zaino e sacrificio. Io ho totem, zaino e la carta quella con la X, che non mi ricordo bene cosa Ah, faccia. puoi sacrificare una carta che ti dà le ossa fisse ogni turno. Ah, ok, adesso non mi serve. Io andrei verso lo zaino. E io andrei verso il totem, che devo aggiungere un corpo, una Ok. testa. Ti A posto. prego, dimmi che con gli scoiattoli, 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 scoiattoli. Oh Mazza mio che sì. Dio, che palle! Le stesse di prima, sempre alce, sempre corvo. Io ho degli oggetti terribili, vabbè. Io ho dei corpi della Madonna, ho trovato sacrificio 3 di sangue. Veramente? Sì. È utilissimo Ma quello. infatti, e però devo trovare una testa a cui metterlo. Eh sì. Io ho combattimento obbligatorio. Io normale ce l'ho. Anch'io. Ok, via. Andiamo. Sì, ma io ho delle carte di merda. Lui comincia già a giocare con carte incredibili. Io ho già delle carte orribili. Allora. Non sono potenziate né niente. Le mie carte sono ammassate a cazzo. Tanto ne ho decisamente troppe. Dopo dovrò fare un sacrificio, lo so. Questa farà molto male. Io ho vinto. Oh, tanta roba questa però. Invece. Quindi potrei attaccare e basta. Aspetto che tu mi muoia, tu mi vai avanti. Ok. Io non sono in una buona situazione, ma non sono neanche in una situazione Ok. orribile. Ok. Non so se vai la pena, se... ma no, ti vinco e basta, dai. No, non mi ricordavo che ti spostassi, hai ragione anche tu. Ok, io ora adesso ho due Ok. scelte. Sì. Carte col punto di domanda oppure carte per famiglia?
Io ho la mercante a prescindere, quindi quello che vuoi. Ok, io farei carte per famiglia che poi devo andare a sacrificio, perché ho bisogno Ok. di eliminare qualche carta. No, poi è il sacrificio obbligatorio? Sì. No, posso Ah. scegliere sacrificio oppure zaino. Perché? Ah, è anch'io, anch'io. Vabbè, poi ce la discutiamo. No, aspetta, Allora. discutiamolo subito, perché in caso non prendo il lupo. No, allora, Perché se no faccio la strada, prendo adesso una strada diversa. perché io sono full di oggetti, tu sei full? No, mi mancherebbe un oggetto. Ok. Però a te non tornerebbe comodo magari la carta del Il ratto, topo? il Lo topo. odio. Lo odi davvero? Boh, mi dà un po' fastidio. È abbastanza sottile il suo potere Eh sì, ma tanto prima o poi in una run te lo prendi, quindi però. Ah, sì, anche quello è stiamo pure vero. troppo. Però vabbè, se vuoi va bene, Più che altro sacrifici. io ho cominciato ad avere tante carte. Ne ho una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, Ok. otto, nove. Vabbè, dai, va bene, te lo lascio stavolta, te lo lascio. Aspetta, tu hai qualche combinazione figa da mettere insieme? Allora, io adesso sto scegliendo una carta e posso scegliere o l'alfa o il tentacolo che con le carte. Oh, aspetta, pensa. E c'è da dire anche che non so, il potere dello scarafaggio io lo darei a qualcun altro. Però ti converrebbe aspettare, perché il potere del scarafaggio è enorme. Se riesci a trovare tipo un dio delle mantidi a cui darlo, è un dio delle mantidi che ti ritornerà sempre in mano. Esattamente come se riesci a trovare tipo un geco, Sì. avresti un geco che, cioè, giochi ogni volta. No, chiaro che certo. Adesso non so cosa prendere perché l'alfa Ah, mi piace ok. molto. Ma anche il gatto è tanta roba qua, no? È la mia? Sì, sto venendo da Ma ho già il bambino. te. Ah, ok, hai ragione, hai ragione. No, l'alfa mi piace molto, però la vipera uccide i falò. Il Anche. Oppure c'è anche il topo di problema. campagna che ha fertilità. Cos'è che fa? Ti rimette una stessa carta, una copia di quella carta in mano, che però non avrà il sigillo fertilità. Questo significa che se per esempio tu sali su, dai il sigillo di fertilità allo scarafaggio. Sì, Quando lo scarafaggio viene giocato, ti mette tenda in mano un'altra un'altra carta mano. scarafaggio Sì, immortale. ok. E poi lo Però anche scarafaggio qua. ti ritornerà in mano con il sigillo di fertilità. Quindi potrai giocare scarafaggi all'infinito volendo. Avrai una mano piena di scarafaggi. Ah, ho Però capito, poi dovresti comunque. avere anche il costo per giocarli. Sì. Quindi Allora, guarda. ti converrebbe mettere la testa delle formiche. Perché così hai degli Sì. scarafaggi che quando muoiono ti ridanno il costo della loro evocazione. E allora lì è rotto il gioco. Allora, io sinceramente prenderei l'alfa. Ok, Ok. è Scusa, troppo non ti ho fatto variabile. perdere tempo. Sì, dai, prendo questo. Ho anche il totem. Sì, dai, prendo questo. Come non detto. Ok. Ok, allora adesso io devo prendere lo zaino, giusto? Sì. Ok. Aspetta, aspetta. Io devo prendere invece. Perché non ho ancora fatto la mia mossa. E io prendo questo e poi il sacrificio allora. Ok. Allora, devo scegliere per famiglia. Che famiglia scelgo? La famiglia di disadattati. Ecco che famiglia scelgo. Boh, in realtà mi è uguale per tutte. Forse una di queste due, posso scegliere i lupi. Madonna, con l'alfa a fianco ho due lupi che fanno 8 danni. Porca troia, non è male in effetti. Io No, non è male. adesso devo scegliere qualcosa. Vediamo se riesco a rompere il gioco in qualche maniera. Ma tu sei al totem? Ah, Sacrificio. Devo ok. scegliere cosa sacrificare a chi. Allora, se do il potere dei coptopi di campagna all'alfa, non ottengo granché. Tengo un alfa che quando gioca mi ridà un altro alfa in mano. Molto meglio come cosa.
Se invece lo do alla lucertola, gioco una lucertola che quando gioco mi dà un'altra lucertola in mano, che quindi quando viene attaccata si sposta, lascia giù una coda, e io poi posso giocare giù un'altra lucertola. Mi darebbe 4 carte, non è male. E riduco anche il costo. Non mi dispiace questa cosa, quindi sì. Mi sa che darò topi di campagna alla lucertola. Non è incredibile come combinazione, però. Una lucertola molto feconda. Ok, io combattimento. Hai già fatto anche la. Io prendo lo zaino, scusami. Ah, scusami, non mi ero accorto che. Vabbè, c'hai lo zaino, mi prendo il topo e via. Grazie. Ok, Ok. Io combattimento, vai. Anch'io combattimento easy, per forza, per obbligatorio. forza. Quindi poi mi prendo un'altra carta, un altro scoiattolo. Ok, gioco lo scoiattolo qua, l'ermellino sopra. Così l'ermellino mi resta in vita, prendo un altro scoiattolo, sacrifico l'ermellino. Per il lupo che però potrei utilizzare per uccidere gli strici. No, voglio uccidere il coyote. Che quel coyote mi spaventa tanto. Io ho vinto, volevo fare denti ma non sono riuscito. Io continuo a pescare lupi che vengono asfaltati malissimo dalle istrici. L'istrica Ah, cavolo. mi sta dando un sacco di problemi. È incredibile. Eh sì, è fastidiosa la loro abilità. Devo mettere il dio delle mantidi in un angolino per. Ma no, vaffanculo, l'abilità dell'istrice colpisce anche di lato, non me lo ricordavo. Sì. E niente, ho vinto comunque, però. Un po' una rottura di coglioni comunque. Allora, tu hai qualcosa di Ok. interessante? Allora, io ho il cacciatore o la scelta della carta. Il cacciatore io ho il tizio nella grotta, che non so come si chiama. Ho la scelta della Ah, carta col punto bello. di domanda. Io mi sa che vado per il cacciatore perché ho un po' di denti. Io mi sa che andrei forse per il tizio nascosto nella grotta. Quello della grotta è tanta roba, a me piace sempre molto. Anche a me, però non mi sento molto fiducioso su niente nelle mie carte. Va bene, dai, allora io vado qua. Prego, dimmi che hai delle sfide molto facili. Allora, 4 di attacco è fattibile. Dai, ti prego. Dai, ho già il lupo. Oh, perfetto, sì, tanta roba. Ok. Tra l'altro in realtà non era. Oh, ok, per niente, dimentichiamoci di questa cosa. Hai vinto? Sì, ho vinto il mondo. No, perché adesso ho Che trovato lo scarafaggio. In realtà mi sono ricordato. Le nostre regole in teoria erano che io non potessi scegliere carte che poi avevi nel deck. Sì. E viceversa, invece adesso le abbiamo ad adattate a non possiamo scegliere le stesse carte immediatamente.
Quindi tu puoi scegliere uno scarafaggio adesso. Non lo so, l'abbiamo tenuta conto sta cosa, perché ho scelto le carte a caso, senza tener conto di quelle che avessi tu. Ma in realtà ce lo chiedevamo e non abbiamo carte uguali. Eh no, io ho preso il lupo, io tipo l'alfa ce l'ho, tu anche tu l'hai preso l'alfa. Tu hai l'alfa? Quando Eh sì. E è successa questa cosa? quando ho preso una carta con le ossa. Ah, ok. Vabbè, se no teniamola come non possiamo scegliere la stessa carta allo stesso momento. Tipo prima Sì, lo ma scarafaggio. allora poi magari la cambiamo nelle prossime sessioni, tanto chi Ok, se ne frega. vediamo come va. Sì, infatti. Intanto. C'è una prima easy. Anche perché sai che ridere se uno ha il dio delle mantidi e l'altro no e si piange. infatti l'idea sarebbe quella che io dovrei attaccare il potere del dio delle mantidi a qualcuno in modo tale che Sì, tu poi per hai lo slot poi. libero. Certo. E mi sa che prenderei davvero lo scarafaggio. Ci sta. Ho uno scarafaggio OP a merda. Quindi prendo questo scarafaggio. Tu hai già fatto? Io sì, adesso ho il sacrificio per forza. Ok, Ok, io ho lo zaino invece. Che carta hai preso, tra via. l'altro? Io ho preso. No, avevo il cacciatore, ho preso una pelle. Ah, ok. Perché non avevo nient'altro. C'avevo i denti da Io spendere. adesso ho battaglia normale o battaglia col totem? Allora, aspetta, io sto sacrificando, Ok, vai pure. eh. Non so se mettere. Se sacrificare il topo da Aspetta, Soma, che vengo a vedere così. che carte Sì. hai. Ok. Allora, il bambino mi piace. L'alfa è utile perché è un lupo. Lo scarafaggio effettivamente si potrebbe tenere per Scusa, ma qualcosa non di puoi sacrificare meglio. il potere dello scarafaggio sul bambino? Ma dici? Che così è un bambino che anche se ti muore ti tornerà sempre in mano. Però è già difficile che ti muoia. Che carte hai invece a cui possono ricevere sigillo? Queste Ok. qua. Non granché. Io ero tentato, se no, di mettere sul bambino quella dell'oggetto. Non è male, perché in effetti il bambino lo giocherai molto spesso. Appena ce l'hai, penso che Sì, lo giocherai. perché secondo me immortale ha più senso su una carta più forte di quella del bambino. Sì. Ma in realtà immortale ha senso anche su carte che hanno poco costo. Perché così puoi giocarle e riprendertele mano, giocarle e riprendertele mano molto easy. Non lo so, forse però forse ha senso, perché ha uno di sangue e se mi muore subito almeno posso fare altri sacrifici senza mille scoiattoli. Più che altro puoi utilizzarlo anche come barriera. Tu puoi metterlo Sì. davanti ad altri nemici senza doverti preoccupare di nulla. Guarda che Sì, il mi hai bambino abbastanza immortale secondo me è convinto. tanta roba, perché ti basta un solo scoiattolo per giocarlo, lo sacrifichi per giocare altre Sì, carte ci sta, ci sta. e poi anche se ti muore ti ritorna subito in mano un altro scoiattolo, lo rigiochi subito. Vai. Eccolo qua. Ok, allora io adesso ho combattimento normale o combattimento totem. Idem. Allora, guardiamo la strada dopo. Ok. Io vorrei tanto andare al falò perché non ci sono mai stato. Ok, io vorrei tanto passare dall'intagliatrice, però l'intagliatrice ci arrivo entrambe le strade. Ok. Io però posso passare dai micologi forse, vorrei unire i due lupi. Ok, allora io ho praticamente la strada che vorrei fare è teschio, scelta della carta per razza e falò. Tu vorresti fare scelta, falo. Ah, ok. Va bene, allora io farò la battaglia, l'altra cosa. Però Ah, io riesci a non fare anche ho. tu la roba? Più o meno, perché io di Ok. qui, dall'altra strada invece, passo dalla battaglia col totem, Sì. quella delle pelli, che però io non Sì. ho nessuno, quindi me ne darebbe una, e poi lo zaino. Il cacciatore, ok. Invece dall'altra posso passare dai micologi. E vorrei unire i due Ah. lupi. Però Ok. ti faccio andare al falò. Mi sa che. Ah, perché adesso anche tu hai la scelta battaglia normale o battaglia col totem? Esatto. Ok. Se no, tira una moneta. No, aspetta un attimo. Perché tu poi.
No, il fatto che tu, esattamente come me, abbiamo una strada d'oro e poi una strada di merda totale. Eh sì, per quello. E io idem, perché ho una strada d'oro oppure una strada che è totalmente inutile. Esatto. Tira sorte. Vediamo chi è che ha il mazzo più utile, perché io comunque sono in parte fiducioso del mio mazzo. Io ho i due lupi che mi salvano Guarda, spesso la tu quante vita. Io carte hai, scusami, perché mi sembrava che ne avessi pochissime. ne ho 2, 4, 6, 7 e 2 pelli. Ok, io ne ho 10. Ok. Devo sfoltire molto il mazzo, purtroppo. No, fammi pensare un attimo. Mi fa vedere la tua strada? Quello qua. Ah, ok, niente, ok. Va bene, dai, mi sacrifico io. Vado a battaglia col Ok, totem. me ne ricorderò. Allora. Oh, che bello quando il bambino esce subito. Sì, posso mettere i due così, metto te qua. Perché? 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 Cosa succede? Ah no! In realtà sono abbastanza sicuro di aver vinto. Vittoria. Io sono ancora in ballo. Vai pure con calma. Balla pure. Ottimo. Quindi facciamo così. Tra l'altro mi sa che dopo il boss fermo un attimo la registrazione che così facciamo due cose spezzate. Cavolo. Che bello giocare il sabato sera però, che così non devo pensare al fatto che domani mattina mi devo svegliare presto. Sì. Allora, aspetta un attimo che guarda qua la situazione delicata. Tu Allora vai sì, con calma che faccio. io vado un attimo in bagno. Ok. 2, 2, 4, 5. Sì, dai. Silenzio un attimo. Rieccomi qua, ma mi si è frizzata la webcam. Rieccomi qua. Bene, ho vinto. Ok, a me invece si è frizzata la webcam a quanto pare, quindi dovrei riattaccarlo Dovresti. un attimo. Ok, ripresa subito, ho soltanto sistemato la telecamera. Ok. Allora, tra l'altro, scusa, mi sembri più avanti di me, scusa. Più avanti. Boh, non lo so. Comunque, io A me adesso devo mancano andare per forza in una sola strada, quindi vado dalla pizza Ok. delle rivenditrici di pelli, se non Ok, sbaglio. vado da No, lei non è allora. quella che Ok. vende le pelli, è quella che le compra. Io non ne ho di pelli, quindi te le prendi in culo. Ah, mi dai i denti, non mi dai le pelli. Ah, ok.
Cavolo. Ah, io sto già andato avanti, scusa. Io stavo prendendo lo zaino. Tu Ok, cos'è che hai io mi invece? sa che prendo la formica. Non è male, la formica ha tante carte fighe. Va bene. Aspetta, questo non puoi darlo da mangiare ai falò? È per il falò, sì. Il E fatto è che poi. non so quanto sia. Eh? No, dimmi tu. No, dicevo, non so quanto senso abbia perché, cavolo, qua potrei usare meno falò del previsto, magari. Ah, siamo già tipo alla metà quasi finale. Allora, mi avvicino e vedo com'è la situazione. Più che altro, però, non me ne faccio veramente niente di sto verme qua. Dovresti o disfartene o lo sacrifichi per delle ossa, quando ti capirà. Capiterà. Vabbè, senti, lo faccio fuori qua. Metti che mi capita anche solo un altro No, falò. metti che invece non ti muore, almeno è una carta un po' più potente. Sì, dai. Ti prego, muori. No, beh, anche se non muore, Non è morto. hai un bel tank almeno. Sì, che fa 0 danni. Ma tra l'altro puoi potenziarli solo due volte qua. Ok. Sì. Oh, io adesso ho i micologi per forza. E Io per forza il totem. poi il boss. Ok. Esatto. Cavolo, i micologi non è neanche un doppio, Non uffa. posso dare io ti prego, dammi una testa incredibile. Testi di merda, vabbè, chi se frega, prendo il lupo e basta. Un po' di più forse. Io mi sa che mi prendo il lupo e spero in un lupo doppio a un certo punto. Io Che il fa? lupo lo metterei quasi quasi, sacrificio 3. Ma i danni si Ho ossa. sommano quando unisci due doppie? Se non sbaglio, sì. Tipo lupo dovrebbe diventare 6-4. Avrei un lupo che fa 12 danni. Interessante. Lo prendo. Sperando di rincontrarli. Ok, quando ci sei, poi. Tu cos'è che hai fatto? Allora, sto pensando se mettere alle teste di lupo sacrificio di sangue. Quello della capra nera col Eh? totem, Beh, non male. oppure mettere 4 ossa. Ma quanti lupi hai? No, Ne ho 3. Ho due allora lupi assolutamente. e un alfa. Allora, secondo me è assolutamente quello del sangue. Ma il fatto è che questo qua si attiva quando mi muore uno di questi lupi. Cioè, i Lo lupi usi che ho come in sacrificio? campo Sì. avrebbero lo stesso potere della capra nera, però non li vado a sacrificare di solito i lupi. Anche Beh, ma quando ti sta per morire, puoi quello è mettere solo la vero. carta forte. Però è anche vero che in questo modo potrei invece, se no, lasciarli morire per ottenere le ossa per prendere lo scarafaggio, per giocare lo scarafaggio, tipo l'avvoltoio, l'alfa. Sì, ma anche. Mi sa che prendo le ossa. Ok. Ok. Più che altro perché ho tante carte con le ossa. Ne ho tipo 3. Ok. Ho Si più va di carte. boss? Boss, io ho il minatore. Io ho il Il pescatore. No, tu prospettore. hai il prospetto. Prospettore, sì. Il pescatore lo odio, ma con tutto me stesso. Mi fa proprio schifo. A me fa più paura il prospettore, mi sa. Al prospettore c'è il mulo che non è male. Questo Oh. qua c'ha gli squali No, bianchi no, alla no, fine non dirmi che mi che sta fa crashando il schifo. gioco. Funziona? Mi si è frizzato il pescare la carta. No. E chiudi e riapri, ti aspetto. Eh sì, si è chiuso da solo, quindi. Che mano incredibile. Ho in mano due pelli, il verme e lo scoiattolo. Cioè. Ah. Tutto inutile. Inscription non risponde.
Ma io ti sto aspettando, giusto? Stai riprendendo il gioco? Sì, sto riprendendo il gioco. Ok. Ok, ci risuono. Ok. Intanto tu vuoi combattere il boss, fai pure, tanto devi giusto aspettarmi quando dovrai Guarda, pescare la sinceramente carta. io con questa mano la probabilità che io muoia è veramente molto alta. Ok. Grazie, proteggetemi. Ma che fastidio! Dove cazzo è lo scarafaggio? Eccolo qua, lo scarafaggio. Dio è sceso in terra. Lo scarafaggio è qua. Grande. Ho uno scarafaggio divino. Se quasi lo sacrifico volentieri il re dei lupi. No, lo sacrifico il lupo per prendermi il mulo da soma. Poi quindi qua mi trovo con un re dei ratti. Tu Oh Jesus. scendi, mi fai 3 danni che sono un botto. Oppure aspetto un attimo, ma sai cosa? Vi disincronizzo piuttosto. Ok, Ok. sono alla seconda fase. Che palle! Ok. Madonna, che... li odio. Ah no, ma ho vinto. 3, 6. Forse ho vinto. Quel ho vinto molto interrogativo mi fa presumere che tu non abbia vinto. Sì, no, ho vinto, Ok. merito dei lupi. Grazie No, si mille. sposta! Si sposta lo scarafaggio, me l'ero dimenticato! Dovevi restare lì a morire, scarafaggio, cazzo! Io potrei giocare due scoiattoli. Ah. Per uccidergli quel lupo. Che devo farlo Io sto guardando le mie carte, sono molto buone. vai, scoiattolo, torniamo in mano. Ok, voglio pescare un'altra di queste. Interessante, interessante. Però mi sa che metto giù te. Ok. A me serve una carta che è mortale. Io non ho neanche una carta che è mortale. Che ha sacrificio infinito. E la cosa sta cominciando a pesarmi un po'. Che ha sacrificio infinito, ok. Tanta roba la gazza. Ragazzi, oh, io non ho carte che fanno danno. Lì ti posso stallare, però vorrei qualcosa per picchiarlo, sto tizio. Quando questa carta che subisce danni, un'app si aggiunge alla tua mano. Ok, quindi mi conviene aspettare ancora un po'. L'opossum, l'ermellino. E mi sa che vado di tipo C. Allora, faccio 2 danni con questo.
Boh, cerco di stallare con una formica, uno scarafaggio forse. Cinque, sei, sette. Non sono tantissimi. Sette. Re dei ratti, quando muore me ne dà altri. Almeno l'ermellino devo buttarlo giù per forza, mi sa. Mettiamo qua, stagliamo un attimo. Ho sentito un beep. Sì, no, è colpa del telefono. Ok, pensavo fosse in gioco questo beep. No, no. Sì, io sono Ok. bloccato alla scelta delle carte che mi fa Sì, molto scusami, ci sto mettendo chiedere una che senso vita. ha la mia vita. No, Ok, dai. sono riuscito a prendergli la sua prima vita. Grande. E ora muoio, tipo. Interessante. Interessante, sì. E io che faccio, mo? Mi trastullo. Io ho uno scarafaggio che spawna formiche e ho quattro formiche in mano. Mamma mia! Beh, non male, se riesci a metterle giù. Sì, no, infatti. Il problema è che adesso non sto riuscendo a metterle giù, ma vinco comunque. Ok. Ho vinto. Però il fatto è che se le avessi messe in giù avrei vinto in fretta. Invece così faccio pochissimo danno. E quindi ci ho messo una Ok. vita a finire. Ok, le carte. Vediamo che carte sono. Ti prego, dimmi che sono carte incredibili. Io ho l'Ouroboro. Mamma mia, vabbè. Ho l'Ouroboro. Ho il topo da Somo e l'Ameba. Io sai che sono indeciso tra Dio delle Mantidi e Cervolungo. Ah, ti piace il cervo lungo a E non ha male perché ha lo stesso potere della vipera, costa ossa e io ho il totem delle ossa. Ok, in effetti. Però il dio delle mantidi, cioè, è incredibile. Aspetta un attimo, vediamo un attimo che carte hai. Mi sa che prendo il dio delle mantidi. Fa vedere il tuo mazzo. Questo. Aspetta che lagga un po', ci metto un po' a caricare. Ok. Dio delle mantidi, però chi lo metti? All'altro Forse lo prendo lupo così. ancora. No, questo serve per il doppio. Voglio unirlo a Ok, questo. sì. E no, sinceramente potrei boh, tenerlo. O lo metto. Anche metterlo all'alfa potrebbe Sì, in realtà starci, non però. è, non sarebbe proprio male all'alfa. Ha una vita in più. Più che Fa altro 22 perché il cervo danni. lungo, se no lo metti velenoso, però poi non hai comunque carte a cui metterlo. Il cervo lungo. Sì, dai, mi sa che prendo il dio delle mantidi e provo a metterlo all'alfa, così. O all'alfa, io quasi quasi pensavo di metterlo anche al bambino 13, forse. Ma il bambino 13, un turno sì e uno no, fa 0 danni. Quello è il problema. Cioè, se riuscissi a potenziarlo a un falò, avrebbe anche senso. Ma così allora conviene potenziare direttamente l'alfa e te Così lo se no togli dai l'alfa, piedi. sì, esatto. Dai, dai, ci sta. Ok. Preso.